Questa processione è il segno che le distanze possono diventare non un fattore di separazione ma di accoglienza. Sappiamo bene che dal mare arrivano situazioni drammatiche e diciamo che Salerno si è sempre contraddistinta come atteggiamento di accoglienza e di attenzione, con un riferimento esplicito al recente sbarco dei migranti arrivati dal mare come la Madonna di Costantinopoli. Il vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha accolto sul lungomare l'arrivo dell'icona insieme a Don Felice Moliterno, parroco della chiesa di Sant'Agostino, che la custodisce tutto l'anno e dove il quadro della Madonna ha fatto rientro dopo i festeggiamenti. La barca recante la sacra icona, circondata da decine di imbarcazioni di ogni tipo, ha solcato il mare che bagna il comune capoluogo e, nonostante un breve ma intenso temporale che non ha scoraggiato i fedeli, ha toccato vari lidi prima di far ritorno nella chiesa di Sant'Agostino con la messa celebrata dal vescovo. Una cerimonia che quest'anno ha avuto un valore in più, non solo la ripresa della tradizione interrotta dall'emergenza Covid, ma anche i 100 anni dell'incoronazione dell'icona di Maria di Costantinopoli e i 50 anni dall'elevazione a santuario mariano della chiesa di Sant'Agostino. Eventi che hanno un forte radicamento nel cuore dei salernitani. In tanti hanno atteso sulle spiagge il passaggio dell'icona, un'opera d'arte che è diventata patrimonio della città di Salerno nel 1453. La tradizione narra che nel 1453 l'icona fu rinvenuta su una spiaggia nelle acque di Salerno in seguito al naufragio di un'imbarcazione mercantile scampata dalla caduta di Costantinopoli in mano ai turchi, avvenuta il 29 maggio dello stesso anno. Ogni anno una processione sul mare rievoca l'approdo e il ritrovamento di questa antica tavola che i salernitani chiamano la Madonna che viene dal mare.